Ah, io ci tenevo a parlare perché devo ringraziare questo metodo perché ho risolto la pigrizia di mio figlio. Almeno limitatamente, al momento è dedicato al suo gioco preferito attualmente, che è questo delle lettere. E lui riesce a trasferire i cartoni, le immagini che vede nei cartoni oppure le parole che più gli interessano. Viene da me e dice: mamma, mi scrivi questa parola? Ne facciamo 10, 15 o 20 a seconda della sua voglia e volontà in quel momento. Dopodiché si mette e le trascrive tutte, ma perfettamente identiche. E dopo questo, dopo che ha visto i cartoni, vede che ne so, una cosa in casa che gli piace, e dice: no mamma, trovala tu. E noi abbiamo un libro in cui ci sono G di giraffa, riesco a fargli fare qualcosa, perché dice: mamma, la G, non lo so mamma, vai a vedere sul libro. Va in libreria, si va a prendere il libro, cosa quanto mai inusuale per lui perché è pigro. Quindi no, e lavora con le lettere, è laborioso, fa veramente un sacco di lavoro. Quindi grazie, perché l'ho distolto dalla TV, o quantomeno la guarda, ma in modo interattivo, diciamo, ecco, la riesce a fare sua, poi comunque anche i cartoni sono abbastanza del scelgo, e riesce a interagire con la TV, perché trasferisce sul quaderno, poi lui ha un'agenda, perché vede il papà che ha l'agenda, ha voluto questa agenda, io non sapevo il motivo, ha voluto questa agenda perché sarebbe diventata la sua agenda delle paure, per cui sono veramente soddisfatta, perché da pigro si è trasformato in un bimbo veramente laborioso, veramente. Quindi sono contentissima. Grazie.